Ti riporto sul nostro sito e vi invito ad osservare la parte destra con lo streaming su TGCom 24, lo vedete, ci porta a Roma, al Viale a Tre Giorni del Salone della Giustizia. Potete seguire proprio la diretta da qui attraverso il nostro sito, perché si parla della 7ª edizione del Salone della Giustizia. Da oggi fino al 13 si svolgerà nella sede del Salone delle Fontane, appunto nella capitale. Magistratura, diritto, sanità, intelligence e sicurezza stradale sono i temi al centro della rassegna, che ospiterà 6 convegni in tutto e anche 18 workshop. Ad aprire i lavori sarà il presidente del comitato scientifico Guido Alpa. E allora sentiamo. Ma per fortuna non è più così e io mi batto sempre per dar conto di una trasformazione in questo senso, perché è giusto fare le cose, ma è anche giusto comunicarle nel modo corretto. Molto spesso nelle rilevazioni che ci vengono richieste dall'estero sono stati comunicati dei dati, per esempio, del giudizio civile o del giudizio amministrativo ordinario, dimenticando che gran parte della nostra attività giudiziaria si svolge attraverso procedure di urgenza, attraverso procedimenti cautelari, attraverso il processo cautelare amministrativo che dà un'immediata risposta per poi consentire, con tempi più lunghi, si spera ragionevolmente contenuti, di dare la risposta sul merito della questione, sul merito definitivo della questione. Siamo un paese che ha dimostrato di essere all'avanguardia per l'impiego delle tecnologie. Il nostro sistema sul processo civile telematico è sicuramente primo in Europa e uno dei primi al mondo di effettiva realizzazione di questa che in alcuni paesi è tuttora una sperimentazione. Da noi è ormai una realtà, ne sono stata Avete anch'io dunque seguito una protagonista presso parte di quello tribunali. che è in realtà un'iniziativa molto più ampia? Avete sentito 3 interregionanti che potrete seguire anche attraverso il nostro sito nella modalità che vi indicavo poc'anzi, e poi magari ci torneremo anche nel corso di questa giornata certamente. Adesso invece apriamo un altro tema, quello economico.